Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Andrea Audio Radio FVG Nord-Est. Come ogni mattino andremo a vedere le notizie più importanti, comunque della giornata di oggi, sia del TG nazionale e sia del TG triestino, quindi andiamo in dire proprio direttamente a vedere le notizie. E vi premetto già da subito che purtroppo la prima è proprio una brutta notizia. Così vi preparate già un po'. Allora, Siria, a mezzanotte è scattata la tregua, ma all'alba è esplosa un'autobomba. È in vigore in Siria il cessate il fuoco negoziato da Russia e Stati Uniti. Una tregua che però non riguarda l'ISIS di fronte al Nusra. Nella notte il cessate il fuoco è stato rispettato con qualche limitata violazione, ma all'alba si è ricominciato ad uccidere. Stanno massacrando innocenti, porca vacca. Già l'ISIS ci si mette, e per di più adesso anche la Russia e gli Stati Uniti sparano in posti dove ci sono anche persone innocenti, che è un po' discutibile le loro decisioni. Rovigo. Uccide ex la suocera e poi si spara. La donna non gli faceva vedere i figli. Diciamo che in un canile di Rovigo, dove in quarantenne si è suicidato dopo aver ucciso la moglie di 30 anni, da cui si era separato da poco, era suocera di origine moldave, Maria Askarov. E non capisco perché non gli fai vedere i figli. Cioè, posso capire che tu abbia finito una storia d'amore. Ma i figli sono i figli, non puoi togliere dei figli a un padre. Dopo succedono queste cose. Sanità. Canegrati dice: i vertici del sistema sono intoccabili, spiego tutto. Voglio spiegare tutto al prossimo interrogatorio. Noi i pesci piccoli, eccoci. Così salviamoci un po' il culo. Anche oggi ho sentito la notizia su Regeni. Giulio Regeni è stato ucciso da professionisti della tortura. La procura di Roma non è stata la criminalità comune ad uccidere il giovane italiano. Sarebbe stato ucciso per le sue ricerche universitarie. Diciamo che l'Italia, i 007 italiani stanno facendo un'indagine a parte dalle forze dell'ordine egiziane, perché vogliono scoprire la verità, perché le forze dell'ordine e lo Stato egiziano purtroppo è inciampato un paio di volte nelle spiegazioni della morte di Regeni e quindi ha fatto, diciamo che ha messo il beneficio del dubbio alle autorità italiane, quindi stanno continuando per la loro strada. Brutto dire, però purtroppo c'è qualcosa che non va qui. Yoko Ono ricoverata in ospedale, il portavoce dice non è in pericolo, la vedova di John Lennon ha compiuto 83 anni nei giorni scorsi, è stata trasportata in ospedale a Manhattan e il portavoce dice che non è ictus, si tratta solo di un'influenza. 83 anni, pensate voi, cioè, sembra l'altro ieri che sia morto John Lennon, invece è morto da un bel po' di tempo. Buona scuola, usciti in gazzetta i bandi del concorso per docenti. Da lunedì i candidati potranno inoltrare la domanda esclusivamente online. Nelle prossime settimane saranno rese note invece le date delle prove scritte. Addio la vecchia ricetta, dal 1 marzo sarà elettronica. Addio la vecchia ricetta rossa del medico di famiglia, dal 1 marzo sarà sostituita da quella elettronica. Il medico si collegherà a un sistema informatico, lo stesso del farmacista. Eh? Bah, vedremo il casino verrà fuori. Visto che comunque io devo prendere ricette per la mia povera schiena, vi farò sapere molto presto cosa succederà. Reclutatore dell'ISIS fermato a Venezia. Anche notizia di ieri, questa che ha fatto veramente schifo. I carabinieri del ROS, per fortuna che ci sono loro, hanno fermato a Mestre un cittadino macedone, Alia Veapi, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. E questo ci succede tutto davanti agli occhi. Battaglia Apple-FBI verso Stato di Polizia. Secondo i media americani, Microsoft, Google, Facebook e Twitter sarebbero pronti a unirsi alla battaglia.
si va verso uno stato di polizia. Ecco. Ucraina. Investimento shock. Uomo fa scudo a bambino. A 4 anni sfugge al controllo dei genitori e corre al centro della carreggiata tra le auto in corsa. Un ambulante, senza pensarci, lo afferra, ma lo schianto è inevitabile. Illesi. Illesi. No, andiamo a vedere la notizia. Questa devo andare a vedere cosa è successo. Queste sono le belle notizie. Finalmente una bella notizia. Che bello. Genova guida un'auto d'epoca. 91enne investe e uccide una donna. Ma 91 anni? Cioè, ma perché devi guidare ancora? La vittima, un'ecuadoriana di 61 anni, stava rientrando a casa ed è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Eccolo pure. Cioè, veramente allucinante la cosa, eh? Eccolo qua. La notizia in Ucraina. Si vedono volare e ricadere sull'asfalto come birilli. E solo per miracolo uscire illesi da un investimento stradale che poteva avere risvolti tragici. Dobbiamo ringraziare solo il Signore se siamo vivi e vegeti, commenta Pituk, diventato un eroe nel suo paese dopo la diffusione delle immagini shock, parlando del suo letto d'ospedale. La risonanza magnetica dice che è tutto ok. Pensa che fortuna, e questo è veramente, è proprio la mano del Signore, perché un investimento così ucciderebbe chiunque. Impresa storica di Simone Moro. Nanga Barbat scalato in inverno. Il bergamasco ha raggiunto la cima alta 8.125 metri in Pakistan, firmando per la prima salita nella stagione invernale. Con lui c'erano anche lo spagnolo Alex Sicon e il pakistano Ali Sadpara, un italiano, quindi ha fatto un Guinness. Andiamo a dare le notizie a Trieste. Eccoci qua, pezzi di merda, pezzi di merda e pezzi di merda. Così inizio il telegiornale triestino, perché allora io posso capire magari uno che per una volta utilizza diciamo, l'etichettina del disabile perché c'è la nonna invalida e per una volta si parcheggia così nei corsi dei posti di invalidi, ma una volta posso capire. Ma addirittura essere falsa disabile, scoperta dalla polizia sui social, le foto mentre balla. Ma stiamo scherzando? A marzo dello scorso anno gli operatori hanno notato due veicoli con lo stesso contrassegno. Sono partite le indagini e ora dovranno rispondere di concorso nella falsificazione del contrassegno per falsità ideologica e materiale in certificati e autorizzazioni amministrative. Loro sanno perché un disabile ha un contrassegno? Loro capiscono perché? Perché loro possono parcheggiare in posti magari vicini a un bene di qualsiasi tipo. Che sia un bar, che sia un tabaccaio, che sia una farmacia oppure una sanitaria, o chi più ne ha più ne metta, in tutti i posti possibili, anche un disabile ha l'esigenza e soprattutto la voglia di uscire di casa. Ma quando io vedo o sento che, cioè, una persona fa finta di essere disabile, mi viene il vomito. Perché non ti prendi la disabilità di una persona, perché non te la prendi? Così puoi usarlo veramente, quel cazzo di contrassegno. Prenditi una disabilità, così vediamo cosa provi. Questa è una cosa che non riesco a mandare giù. L'utilizzo e soprattutto quando uno addirittura parcheggia nei posti per disabili senza il contrassegno e senza essere disabile. Così quando arriva un disabile e si trova al posto occupato, se la prende in quel posto una persona che magari ha urgenze, e questi sono praticamente persone che non hanno né arte né parte, non hanno testa per queste cose. La 22enne atleta della nazionale si è laureata campionessa del mondo nella categoria Solo Dance Senior. Silvia Stabili, su Donna Moderna, la campionessa triestina, ha la copertina di marzo.
pattinaggio, yuhu! Sostegno al reddito, sergo! Il Movimento 5 Stelle dice il PD è gravemente malato di annuncite. Bella questa. E andiamo a vedere un attimo altre notizie, che mi ha fatto un refresh da solo, così, Ale. TAV, Porto Gruaro, Aurisina, Pellegrino. Del CEL dice necessaria solo per aziende che hanno delocalizzato. Ferriera, Battista, dati benzo a Pirene allarmanti. Bene. Ministro Giannini all'Area Science Park, inaugurato Lab 3, ricerca sempre più all'avanguardia. Il laboratorio elemento distintivo nei percorsi di formazione della Fondazione ITS per le nuove tecnologie della vita al Volta è stato inaugurato dalla Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini. Una delle cose, diciamo, che contraddicono proprio la Trieste, proprio l'università e soprattutto i laboratori di ricerca che abbiamo a Trieste, sia a Basovizza sia a Barcola e sia anche in tutte le università che hanno comunque delle stanze adibite per questo. E sono veramente tanti che fanno gli scienziati qua, che arrivano da tutto il mondo, e Trieste, per tutti i difetti che ha, uno dei pregi che ha è proprio, diciamo, è la parte scientifica. Partono i lavori sulla costa muggesana. Muggesana è praticamente Muggia, che è praticamente una cittadina vicino a Trieste. In arrivo la pista ciclabile, intervento da 7 milioni di euro. 7 milioni di euro? Ma che cazzo di pista ciclabile fai con 7 milioni di euro? Devi fare, cioè, una pista ciclabile a 7 milioni di euro, porca vacca! Mamma mia, che spese pazze proprio! Centro multiculturale italo-sloveno, affollato, omaggio a Giulio Regeni e Boris Pahor. Oltre a Boris Pahor, la manifestazione è stata dedicata anche al ricordo di Giulio Regeni, ucciso 25 gennaio in Egitto, per la quale, unendosi all'appello di Amnesty International, si è chiesta la verità e giustizia. Dopo questa notizia vi auguro una buona giornata, scusate il prolungamento, anche perché ho fatto delle piccole riflessioni anche sui disabili, che diciamo che mi va, diciamo, di dire qualcosa in più, proprio perché sono degli schifosi quelli che fanno certe cose. Bene, vi auguro una buona giornata da Andrea Audio Radio FVG Nord-Est. Salutiamo Stap Radio, RDA Radio 1 con Stefano Tina e Roberto De Angelis, e salutiamo tutto il gruppo di Radio Bomber FVG, e salutiamo anche lo sponsor Alessio in Lavineria, Corso Saba 38, che vende vini spusi, imbottigliati e elettrodomestici di per casa, di chi più ne ha più ne metta, cioè di tutto di più, prezzi bassissimi e qualità altissima. E andatevelo a vedere, perché veramente merita il negozio. Lavineria, Corso Saba 38, Trieste. Buona giornata ancora da Andrea Camerini.